Dopo aver aspettato di imbarcarci sul traghetto, finalmente è arrivato il momento di salpare. Pronti per questa nuova avventura? Venite con noi e non dimenticate di iscrivervi al canale, commentare il video e mettere un like. Andiamo! Scendiamo, andiamo a prendere l'auto. Nadiuccia sta male, ha avuto mal di mare. Eh sì, abbiamo trovato il mare molto agitato e io personalmente non vedevo l'ora di essere di nuovo a terra. Siamo fermati in un autogrill, siamo stanchi. Siamo vicino a Birmingham e facciamo una pausa. Cosa mangiamo? Mangiamo dopo il cotto pane. Make it meal? Meal. Large medium. Large? Large fry, large cup, ok. Non vogliamo il ghiaccio. Distributore self-service con salsa cash per barbecue. Io voglio barbecue. Me too. Doppio hamburger con formaggio sotto aceto, patatine, Coca-Cola. Un appetito d'amore. Dopo aver mangiato si va a dormire. Salve! Ciao! Siamo usciti dal traffico che abbiamo incontrato tra Birmingham e Stockton Trent. Sì. Si camminava a passo d'uomo e adesso stiamo arrivando a Manchester. Manca meno di un'oretta, stiamo diciamo attorno all'area di Manchester. Dovremmo risolvere delle cosucce personali e comprare qualche cosa che ci serve, prendere la posta nella vecchia casa, rinfrescarci un poco, insomma sarà una sosta un pochino più lunghetta. Abbiamo incontrato un tempo che è meraviglioso, ci sono 24 gradi come in Italia più o meno e si sta parecchio bene. Io sono in maniche corte ovviamente con le nostre magliette, con le nostre magliette. Ci aggiorniamo, a dopo. Stiamo arrivando nella nostra vecchia casa per vedere la posta, anche perché ci sentiamo il bisogno di ritornare ancora una volta a casa nostra. Sì. Saluta. Ciao. Allora. Sembra un topo così. Maria. Oggi c'è freddo. Oggi c'è un freddo da morire. Siamo arrivati e c'erano 25-28 sì. gradi e oggi invece ce ne sono 10 sotto il sole e niente, quando siamo arrivati poi abbiamo preso la posta nella nostra vecchia auto, esattamente, e poi siamo andati a prendere l'altra dal proprietario di casa che ci aveva conservato. Sì. E adesso siamo alla ricerca della casa. Casa e poi lavoro. Casa e lavoro. Ma da subito nascono i problemi, perché
per cercare lavoro. Ci vuole l'indirizzo. Per avere l'indirizzo ci vuole il lavoro. Per fare l'albero ci vuole il legno, anzi il seme, ma comunque. Quindi la soluzione qual è? Quale sarebbe? Cercare un'agenzia che sia disposta ad affittarci casa pagando l'intero contratto in una volta. Sono un sacco di soldi, perché se consideriamo la media di 700-800 sterline per 12 mesi, sì, più il deposito, fate un po' voi i conti. Con la stessa cifra forse ci fa il deposito per comprare casa in Italia. Sì. Però la nostra Mogli si comporta sempre bene, sì, e ci sta salvando la vita, veramente. Perché dormire in macchina, ci abbiamo proprio il calore, bello, ci abbiamo tutto là dentro. E ci sentiamo, e quindi, protetti come a casa. Sì, no, alla fine sta andando bene, anche se siamo in macchina sta andando bene. Nel frattempo attraversiamo, se non ci ammazzano. E adesso? E adesso? Vediamo un po' che cosa c'è da fare in questo momento. Relax. Anche perché tra poche ore di pranzo, quindi pensiamo a cosa fare. Relax. È vero, la nostra Mogli ci ha protetto e continua ad essere il nostro piccolo spazio sicuro, la nostra casa. Ma non è sempre facile e non sempre è comodo. Anche le piccole azioni quotidiane, come il farsi la barba, cucinare la colazione, il pranzo e la cena, possono diventare complicate, soprattutto se il tempo è piovoso. Nonostante queste piccole e grandi difficoltà, però ogni giorno è diverso. Posti nuovi, persone differenti, colori e profumi diversi. Ogni giorno è pieno di sfide e noi siamo pronti a combattere e vincere, perché questo è il nostro One Life Trip e vogliamo che ogni giorno sia unico e speciale. Ciao amore. E chi mi aiuta se tu mi filmi? No, te le passo le cose. Che stai facendo? Ma intanto no. Perché stai cucinando in macchina? Così c'è freddo fuori e ci adattiamo. Cosa stiamo facendo? Piadine ripiene con prosciutto e formaggio. Formaggio, sono le sottilette rosse, gialle, arancioni. Cheddar. Cheddar. Allora si mette il prosciutto, la piadina, poi il prosciutto. Io faccio così, le metto a croce. A me non assai, non troppe. L'ultimo. Ok. Dopodiché, ora io con una mano devo aprire la sottiletta. No, dammi la sottiletta. Una sola stavolta. No, due. Due? Io decido. Ok. Allora si mette la sottiletta. No, come la metti? Dandì. Come la metti bene? Che si scioglie già da sola col calore. Okay. Nel frattempo ci spengo, se no mi brucio. Scusate. Così. E ora? La frappi, la stai frappando. La rotoliamo. Rotolala. Rotolala. Già fatto.
E ora si mangia. E adesso la poggiamo là. E voilà. Cotto e mangiato. Esattamente. Andiamo all'assaggio. Ah, io. Aspetta. È bollente. Bollente, ma buono. Facciamo vedere dentro. E voilà. Fuma. Buono? Mm-hmm. Questo è un metodo per cucinare in macchina. Quando piove, quando c'è vento, si può fare di tutto. Bisogna stare molto attenti. Io devo sporco di formaggio. Vabbè, non ci fa niente, già l'avevo mangiato. Buon appetito. Trucco e parrucco per Mowgli e si riparte!